Buonasera da Onda IG, in primo piano subito la notizia del giorno, viadotti autostradali la 25 e sicurezza sulla strada, anche la Procura della Repubblica di Sulmona ha chiesto il processo per i vertici di Strada dei Parchi, è il quarto procedimento che si apre proprio su questo filone, sentiamo tutto nel nostro servizio. La Procura della Repubblica di Sulmona ha chiesto rinvio a giudizio per i vertici di Strada dei Parchi in merito ai viadotti dell'autostrada 25 per la costola che ricalca nel territorio di competenza. Le ipotesi di reato iscritte dal capo della Procura, Giuseppe Bellelli, nel fascicolo sono inadempimento nei contratti di pubbliche forniture per i 16 viadotti del territorio, attentato alla sicurezza dei trasporti, più altri reati minori. La richiesta è stata estesa per il consigliere di amministrazione della holding del gruppo Toto, Cesare Ramadori, all'epoca dei fatti amministratore delegato di Strada dei Parchi, della quale oggi è presidente Gino Lai, responsabile di esercizio di Strada dei Parchi, e Gianfranco Rapposelli, amministratore delegato di un'altra società del gruppo specializzata nella progettazione. Quella di Sulmona è la quarta procura abruzzese ad aver aperto un contenzioso con Strada dei Parchi, dopo Pescara, Teramo e L'Aquila. Secondo i magistrati, i viadotti sono ammalorati, per cui potrebbero costituire proprio un attentato per la sicurezza dei trasporti. Immediata la replica della società, secondo la quale tutto è stato fatto senza alcuna irregolarità. Ai giudici l'ultima parola. E ancora la cronaca giudiziaria, nessun abbandono di anziani non autosufficienti, assolto gestore di casa di riposo, l'imprenditore sulmonese Paolo Salutari. Sentiamo che cosa era accaduto nel nostro servizio. Finito sotto processo con due pesantissime accuse, abbandono di persone incapaci, esercizio abusivo della professione. Entrambe sono crollate ieri davanti al giudice del Tribunale di Sulmona, Francesca Pinacchio, con la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. Protagonista della delicata vicenda giudiziaria è l'imprenditore sulmonese Paolo Salutari, legale rappresentante della società SAPA, che si occupa di attività ricettiva per anziani per la casa di riposo Sant'Ubaldo di Castelvecchio Subecchio. Nello specifico, a Salutari veniva contestato l'abbandono delle persone anziane già valutate dalla Commissione Medica ASL di Sulmona come non autosufficienti, ospiti presso la sua struttura senza cure e senza la presenza di personale qualificato, vale a dire infermieri professionali, addetti all'assistenza, terapisti di riabilitazione. Inoltre, l'imprenditore è stato accusato di aver esercitato abusivamente la professione di gestore di casa di riposo, per la quale è prevista una specifica abilitazione. Nel corso del processo, grazie alla strategia difensiva degli avvocati Alessandro Margiotta e Armando Valeri, è emerso che il dovere di custodia degli ospiti è stato adempiuto rigorosamente, non solo per la presenza del personale richiesto, ma soprattutto perché gli stessi hanno ritenuto di rimanere nella struttura. È quindi venuto meno l'elemento oggettivo e soggettivo del reato, come pure sarà accertato che Salutari era intestatario di formale autorizzazione per l'esercizio della professione, in seguito rettificata per una diatriba amministrativa risolta. Da qui la sentenza di assoluzione del tribunale: nessun abbandono, nessun abuso, il fatto non sussiste. Ed ora la situazione Covid, contagio controllato a Sulmona, anche se il virus corre, allerta per l'asilo a Pratola, sono 28 i nuovi positivi tra Valle Peligna e Altosangro, altri casi si registrano tra studenti e sanitari. Facciamo il punto nel nostro servizio. Non si ferma l'ondata di contagi in Valle Peligna. Come previsto e ampiamente annunciato, si torna a registrare numeri importanti dopo i dati relativamente contenuti della giornata di ieri. Sono 28 i nuovi casi di Covid-19 messi a referto dalla ASL con il bollettino odierno: 11 a Sulmona, 9 a Pratola Peligna, 3 a Bugnara, 1 ciascuno a Pacentro, Castelvecchio Subequo, Molina Terno, Alfedene e Scontrone. Il capoluogo peligno torna a indossare la maglia nera del contagio dopo un giorno di tregua, anche se la circolazione del virus risulta contenuta ai fronti tracciati e gestiti dalla ASL, per cui, senza lasciarsi andare ad analisi avventate o slanci di emotività, va rilevato che il contagio corre anche in città, ma nell'ambito dei soggetti inseriti nella rete della sorveglianza. Nella casella dei nuovi casi sono finiti, tra gli altri, commerciante ricoverato, altri 4 studenti su un totale di 8 contagi che interessano le scuole. Fiato sospeso per il potenziale focolaio che sta interessando un asilo di Pratola Peligna. Al momento si
contano una decina di positività, di cui solo tre messe a referto tra bimbi, maestre e nuclei familiari. Proprio oggi, tra i contagi registrati a Pratola, compare in elenco una famiglia con tre persone di 32, 36 e 3 anni e un altro minore di 5. I soggetti sintomatici hanno effettuato il tampone molecolare oggi, mentre gli asintomatici toccherà lunedì. Il quadro epidemiologico sarà definito nei prossimi giorni, per cui la cittadina peligna non può dormire sonni tranquilli. Il virus torna a bussare alle porte di Bugnara con la positività di un 47enne di due anziani di 79 anni. Una tappa il Covid l'ha fatta in Valle Subequana, in Alto Sangro, mentre altri contagi si registrano tra sanitari. Si tratta di un'operatrice di una cooperativa che si occupa anche di assistenza domiciliare. Complessivamente sono 322 gli attuali positivi in centro Abruzzo, a fronte di 14 guarigioni messe a referto nelle ultime ore. Un dato rassicurante, al pari del tasso di ospedalizzazione, che nonostante il lieve incremento dei ricoveri resta contenuto. Gli attualmente degenti sono 18, ma di questi ben 6 fanno riferimento agli ospiti della casa di riposo, con un quadro clinico non critico e dimissibile. In altri tempi, con l'emergenza dei posti letto, probabilmente sarebbero stati trattati fuori dall'ospedale. Cresce l'esercito dei sorvegliati, che arriva a quota 540. Questo vuol dire che in un solo giorno è stato attivato il monitoraggio sanitario per altre 20 persone, avanti tutta con le terze dosi all'incoronata. Sono 162 due vaccini somministrati in città, mentre gli altri 116 sono stati inoculati a Castel di Sangro. A proposito di sanità, torniamo a parlare della RSA di Pratola Peligna con gli atti di gara, come abbiamo riferito in dirittura d'arrivo, però il PD resta contrario al nostro servizio. E di ieri la notizia diffusa dalla nostra emittente sull'imminenza della gara per la residenza protetta da realizzare a Pratola, ma il circo PD pratolano ribadisce le perplessità sulla realizzazione della residenza protetta in Valle Madonna, espresse anche in consiglio comunale con il voto contrario nel plesso dell'ex scuola media. Una scelta dell'attuale amministrazione che non ha avuto nessuna intenzione di trovare strade alternative per reperire ulteriori fondi, scrive il PD, ma che ha preferito scegliere l'ex scuola elementare e sfregio al quartiere di Valle Madonna, già saturo, congestionato, che avrebbe avuto bisogno di un'area verde, di parcheggi per i residenti. I dem pratolani spiegano che tale scelta ha comportato la donazione di un bene comunale alla ASL e non incomodato d'uso gratuito, che avrebbe consentito di far restare la struttura tra le proprietà del comune, che porterà alla demolizione dell'attuale plesso e alla costruzione di una struttura a un piano con soli 20 posti letto dai 60 previsti nel progetto dell'ex scuola media, con la perdita di possibilità di incrementare posti di lavoro. Pratola ha bisogno di una residenza per anziani, Valle Madonna ha bisogno di un'area verde ampia e godibile e di un parco giochi, non di una semplice porzione di spazio verde. Per queste ragioni l'amministrazione comunale avrebbe dovuto confrontarsi senza decidere in solitaria per il bene comune. Termina qui la prima parte di Onda Rigi, torniamo tra poco con le nostre notizie. La cortesia del personale, la convenienza e l'efficienza dei servizi fanno di Punto Brico Raiano la miglior soluzione per il fai da te. Da Punto Brico Raiano trovi attrezzature professionali e hobbistica, arredo giardino, ferramenta, illuminazione, riscaldamento, legnami e falegnameria. In super offerta stufa a pellet 8 kW a soli 699 euro. Approfitta dell'eco bonus con lo sconto immediato in fattura del 50%. Punto Brico ti aspetta nella zona industriale Araiano, il tuo punto di riferimento nella Valle Peligna per il fai da te. Ai supermercati Tigre di Raiano e Pratola. Caffè Lavazza, crema e gusto, grammi 2,50 per 2, 3,99 euro. Latte Granarolo, parzialmente scremato, 1 litro, 85 centesimi. Pasta Garofalo, grammi 500 e passata De Cecco, grammi 700, 78 centesimi. Olio extravergine Costa d'Oro, litri 1, 3,85 euro. Marroni, 3,99 euro al chilo. Mele Golden, 99 centesimi al chilo. Salsicce di suino, produzione propria, 5,99 euro al chilo. Provolone piccante e auricchio 1,19 euro letto. Punto vendita di Raiano, orario continuato e domenica aperto ore 9:13. Raiano, strada statale 5 e Pratola Peligna, via Valle Madonna 51. E Bussi sul Tirino, via della Repubblica 158. Oggi siamo al frantoio Terra Antica per parlare delle olive. Venite con me.
Oggi parliamo della pianta di ulivo. La pianta di ulivo produce frutti che si chiamano olive. Dalle olive, con la molitura, si ottiene il succo di frutta, chiamato olio di oliva. L'olio è un succo di frutta che per l'uomo è un alimento completo, quindi non un comune condimento. Essendo un alimento essenziale, deve contenere requisiti di salubrità e componenti biologici che fanno bene alla salute. Vale a dire, bassa acidità, molti polifenoli antiossidanti e pochissimi perossidi. Quindi l'olio è il succo di frutta delle olive. Solo la lavorazione a freddo, con olive fresche appena colorate, senza acqua calda di processo, con una lavorazione rapida, senza permanenza all'aria, garantisce un buon olio extravergine. Una volta ottenuto un ottimo olio, va conservato in appositi contenitori, evitando il contatto con l'aria. Questa è terra antica e questo è il futuro. Per chi bada all'essere e non all'apparire, Scambini Abbigliamento. Da oltre 50 anni il fashion store per chi veste con stile e personalità. Abbigliamento uomo-donna dalle taglie slim alla oversize. Il casual classico per vestire l'adulto, le ultime tendenze moda dedicate ai più giovani e la cerimonia per i momenti importanti. Scambini propone la stessa qualità delle grandi firme a prezzi molto più bassi per un total look garantito. Inoltre troverai anche un competente servizio di sartoria. Scambini Abbigliamento, Largo Palizze 3 a Sulmona. Da oltre 50 anni veste il tuo stile. Tante sorprese ti aspettano al centro acquisti Nuovo Borgo. Dal 5 al 21 novembre, grande concorso Vieni e Vinci. Spendi almeno 15 euro all'interno di uno dei negozi presenti in galleria. Attraversa il portale e scopri subito se hai vinto. In palio ogni giorno tantissimi buoni acquisto da 10 a 100 euro. Semplice, no? Dal 5 al 21 novembre, Vieni e Vinci al centro acquisti Nuovo Borgo. Galleria commerciale con oltre 30 negozi. Nuovo Borgo, da oltre 20 anni al tuo fianco. Viale della Repubblica Sulmona. Emporio Tessile Lauri, arredamento e tendaggi. Il tuo punto di riferimento a Sulmona per tende da interno, tende da sole, zanzariere, tende tecniche, gazebo, tappezzeria e pergotende. Scopri tutta la nostra selezione di filati per arredare i tuoi spazi. Realizziamo anche confezioni grazie alla nostra sartoria. Emporio Tessile Lauri vanta un'esperienza che ci contraddistingue dal 1980. Vieni a trovarci, siamo a Sulmona in via Cornacchiola 48. Emporio Tessile Lauri, professionalità dal 1980. Brico Store by Gran Sasso Inox. Ancora non vieni a trovarci? Cosa stai aspettando? I migliori marchi li trovi solo da noi. Ferramenta, bricolage, abbigliamento da lavoro, elettroutensili, vernici professionali per tutti gli utilizzi, giardinaggio, porte e finiture per interno, materiale elettrico e idraulico. L'inverno è alle porte. Vieni a scoprire tutti i nostri prodotti per il riscaldamento. Stufe a pellet a partire da 500 euro, recupero conto termico del 65% e sconto in fattura del 50% con finanziamenti fino a 48 mesi. Garanzia sui prodotti fino a 7 anni. Trasporto gratuito entro i 20 km. Non accontentarti, scegli il top. Scegli Brico Store. Vieni a visitarci a Raiano, zona industriale, ingresso fronte bowling. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi, perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni,
facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu cosa aspetti? Seconda parte di Onda di Giri, partiamo dai controlli a tappeto, come potete vedere nel supporto fotografico, svolti nel pomeriggio dalla polizia a Prato La Peligna. Gli uomini del commissariato, unitamente con la squadra del capoluogo adriatico, servizi straordinari di monitoraggio e controllo del territorio. I controlli sono scattati per strada, nelle attività, e questo pomeriggio di controlli ha portato gli uomini del commissariato a notificare il decreto di espulsione per un 31enne di origine albanese che era rientrato da poco nella cittadina Peligna irregolare, per cui è stato quindi notificata l'espulsione, almeno stando a quanto si apprende dalle prime informazioni in nostro possesso. Sembrerebbe che anche il giovane aveva dei precedenti giudiziari. Nel 2014 aggredì insieme a alcuni coetanei un giovane di Sulmona nella centralissima piazza 20 settembre. Per quell'episodio fu condannato a 2 mesi di reclusione dal tribunale. Asilo al freddo, una mattinata tutt'altro che tranquilla per l'infanzia Celidonio di Via L'Aquila, disagi per circa 40 bambini. Sentiamo che cosa è successo nel nostro servizio. In classe con sciarpe e cappotti, è stata una mattinata tutt'altro che tranquilla per i circa 40 piccoli studenti della scuola dell'infanzia di Via L'Aquila, rimasti al freddo assieme alle maestre e al personale per l'improvviso guasto dell'impianto di riscaldamento, reperito e installato peraltro recentemente. Il problema sarà risolto verosimilmente nei primi giorni della prossima settimana, con tutta probabilità nella giornata di martedì, sempre se le operazioni di riparazione e ripristino saranno completate in tempi ragionevoli. Per cui le famiglie dovranno in qualche modo organizzarsi con il conseguente ed evidente disagio. Da Palazzo San Francesco sono però arrivate rassicurazioni in tal senso, tant'è che il settore preposto si è mosso sin dalla giornata di oggi con un primo intervento. La riparazione sarà quindi eseguita molto probabilmente nella giornata di lunedì per ridurre al minimo tutti i disagi. Un sopralluogo è stato effettuato in mattinata anche dal sindaco Gianfranco Di Piero. Intanto il marciapiede diventa una vera e propria trappola per i pedoni, nuove proteste arrivano dal viale della stazione. Vediamo tutto. Viale della stazione, terra di nessuno, non trova pace nemmeno a dirlo. Ripartono le proteste da parte degli abitanti della zona, poiché l'arteria stradale è diventata completamente impraticabile ai pedoni con i marciapiedi trappola. Con le precipitazioni di questi giorni, le foglie che coprono l'asfalto formano un tappeto scivoloso, con grave rischio di persone, soprattutto anziane, che già in questi giorni hanno subito incidenti, solo per un caso fortuito, senza gravi conseguenze. Come pure i residenti del quartiere lamentano l'elevata velocità con la quale numerosi automobilisti continuano a sfrecciare e a percorrere il viale, in particolare nelle ore serali e notturne, continuando a creare rischi per l'incolumità e la sicurezza delle persone a bordo strade, di tutta evidenza. Inoltre è necessaria la pulizia e la manutenzione delle caditoie, che sempre a detta dei residenti della zona, ormai saturi di questa situazione, sarebbe superficiale. Cambiamo argomento. Il comando della Guardia di Finanza dell'Aquila intitola la piazza d'armi al maresciallo originario di Bagnaturo Mario Tirino, ucciso, come ricorderete, dal Covid-19. Vediamo nel nostro servizio. Il maresciallo Tirino metteva a disposizione di tutti i suoi colleghi le proprie conoscenze e la propria esperienza, rappresentando per loro, ma anche per noi ufficiali, un ottimo punto di riferimento affidabile e con il quale ci si poteva sempre proficuamente confrontare. La piazza d'armi della caserma della Guardia di Finanza dell'Aquila è stata intitolata al maresciallo sulmonese Mario Tirino, morto lo scorso 20 dicembre a causa delle conseguenze dell'infezione da Covid-19. La cerimonia, sobria ma solenne, si è svolta nel pomeriggio di ieri nel capoluogo di regione, alla presenza del generale del corpo d'armata della Guardia di Finanza Giuseppe Zafarana, nonché di colleghi e familiari di Tirino. Il maresciallo, originario di Bagnaturo, era in servizio presso il comando generale delle Fiamme Gialle Aquilane. Per questo i colleghi hanno voluto omaggiarlo, ne ricordo sincero, attraverso tale iniziativa che serve a tenere viva la memoria del finanziere, strappato troppo presto alla vita dal maledetto virus. Desideriamo ricordarlo con un gesto simbolico,
intitolando a lui questa piazza d'armi, dove tradizionalmente svolgiamo in forma solenne le cerimonie militari che scandiscono i momenti più rappresentativi della nostra vita lavorativa. Ma è stata anche un'occasione da parte del comandante generale della Guardia di Finanza proprio per una visita specifica al corpo. Ci racconta tutto nel servizio Gaetano Trigilio. Il comandante generale della Guardia di Finanza, generale di Corpo d'Armata Giuseppe Zafarana, si è recato in visita al Comando regionale Abruzzo, con sede in L'Aquila, accolto dal comandante interregionale dell'Italia centrale, generale di Corpo di Armata Andrea De Gennaro, e dal comandante regionale Abruzzo, generale di divisione Gianluigi D'Alfonso, nel rispetto delle misure di contenimento previste per l'emergenza sanitaria. Ha incontrato le più alte cariche istituzionali locali, una rappresentanza di personale in servizio in Abruzzo, delegati della rappresentanza militare dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia. Successivamente il generale Zafarana ha preso parte al briefing istituzionale presentato dal comandante regionale alla presenza dei comandanti provinciali e del comandante del reparto operativo aeronavale. Al termine della giornata, il generale Zafarana ha espresso il proprio apprezzamento per l'impegno e la professionalità profusi quotidianamente dalle fiamme gialle abruzzesi a tutela della sicurezza e della legalità economico-finanziaria, della salvaguardia degli operatori economici che rispettano le regole e dei cittadini onesti. Ovviamente anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia. Partirà sul Mona la gara podistica che la unirà a Costanza nel nome di Ovidio. Ieri è stato siglato l'accordo tra l'Ovidio Running e il liceo classico Ovidio con i rappresentanti dell'Università Ovidius di Costanza, del Belgio, dell'associazione Sport Camp situata nel Golfo di Corinto. L'iniziativa prevede l'organizzazione di una marcia podistica ispirata proprio dal poeta sulmonese Publio Ovidio Nasone, che oltre a offrire un percorso urbano consentendo ai partecipanti di ammirare le bellezze della città, propone anche attività culturali parallele. L'iniziativa è proposta da ECOS in collaborazione con l'SD Sulmona Runners, il Polo Video di Sulmona, con il patrocinio del Comune di Sulmona e della Fondazione Carispac. Ed è tutto pronto ovviamente per il prossimo appuntamento in grande stile, come al solito, della camerata musicale sulmonese che non si ferma ancora. Gaetano Trigilio. Domenica 14 novembre alle ore 17.30 al Teatro Comunale Maria Caniglia a Sulmona torna la musica da camera con divertimenti. The Bass Gang, novità assoluta nel panorama dei quartetti, frutto della ricerca e anche del divertimento di quattro professori d'orchestra. Questa insolita formazione costituisce un passo affermato con gli artisti Amerigo Bernardi, Alberto Bocini, Andrea Pighi, Antonio Sciancalepore. Tutte prime parti di prestigioso orchestra, un poker di contrabbassi che mescola musica classica, jazz e pop, il tutto condito con un pizzico di ironia che rende piacevolissimo l'ascolto. Si tratta di un singolare quartetto di estrosi contrabbassisti, nelle cui mani uno strumento apparentemente goffo e serioso come il contrabbasso dimostra la sua agilità e il suo spirito. Passando dai classici ai grandi rock del pop, eccetera. L'inusuale ensemble, nato con l'idea di abbattere gli steccati tra i generi, offre un vero e proprio spettacolo che al virtuosismo tecnico unisce dosi massicce di fantasia, humor, ironia, improvvisazione e senso del teatro. Programma veramente accattivante, le basse stagioni, New York, New York, Guarda che luna, Tintarelle di luna, erotiche basse, Just a Piccolo. Beh, un appuntamento da non perdere. Prima di chiudere vi ricordo, anzi vi invito a visitare il nostro sito internet www.ondarv.tv per restare aggiornati su tutte le notizie. Davvero tutto per questa edizione, grazie per aver scelto Onda Rigi che come di consueto torna domani. A tutti una buona serata.